Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì, no che mercoledì, martedì 9 maggio. Questa sera ci sarà Matrix, mi raccomando tutti collegati, questa sera avremo come ospite Salvini. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Guardate, il tema fondamentale della giornata, secondo i giornali, sono le 4, 5, 8 pagine dedicate a Macron. Ne parleremo tra pochissimo, perché la cosa che invece a me più ha divertito è il trattamento che fanno i giornali italiani, ma anche quelli stranieri, della visita di Obama, l'ex presidente della Repubblica americano, che è arrivato a Milano. Ci vorrebbe qualcuno che descrivesse l'arrivo di Obama a Milano, così come qualcuno ha descritto nel passato l'arrivo di un marziano a Roma. Perché? Ciao presidente, ciao presidente! Non so come si dica in milanese, questa è una, diciamo, finzione rispetto a quello che è avvenuto questa mattina. Io non ero là, ma me l'hanno raccontato. Scusatemi, davanti a Piazza delle Grazie, perché Obama, a differenza di noi comuni mortali, può entrare ovviamente a vedersi il Cenacolo senza fare fila, senza fare le presentazioni, le prenotazioni di 2 o 3 mesi per vedere il Cenacolo. Obama è Obama, ma oltre a poter vedere il Cenacolo quando cavolo gli pare, d'altronde l'ex presidente della Repubblica americana, l'uomo importante del mondo, la rockstar, come la definiscono i giornali italiani, Obama ha praticamente paralizzato l'intera zona delle Grazie a Milano, perché Obama, il presidente, è, come leggo oggi sul Times, che è il più irriverente nei confronti dell'ex presidente della Repubblica americano, l'uomo del flop delle primavere libiche, l'uomo del flop in Siria, primavere arabe, l'uomo del flop con Gheddafi, insomma, l'uomo che non ne ha beccata una in politica estera e che noi forse europei dovremmo trattare con meno rispetto, non rispetto che si deve a tutte le persone, ma rispetto riguardo alla sua politica estera. Invece siamo là, la sua candidata Hillary Clinton è stata bocciata financo da un maverick della politica come Trump, noi però abbiamo una rockstar che arriva. Ma la cosa che mi fa incavolare della rockstar è che la rockstar perché è venuta a Milano? È venuta a Milano, secondo i giornali italiani, per parlare del cibo, della povertà, del clima, delle migrazioni, delle pandemie. Mi viene da mettermi così, delle pandemie. Bene, per fare questo, i poveri cretini che vogliono vedere che Obama parli delle pandemie e della povertà, per fare questo pagano 850 euro per sentire il guru che parla delle pandemie, non prima di essere passato con 15 auto di scorta. Atterrato col suo aereo privato alla SEA di Milano, con 15 auto di scorta, arrivato nella suite dell'Hyatt, sono tutte informazioni che ho preso sul Times di oggi, perché ovviamente il Times di oggi, rispetto ai giornali italiani, su questo ha basato il suo pezzo. Arriva nella suite dell'Hyatt, dove era stata Michelle poco tempo fa, suite che costa 8.500 euro a notte, 8.500 euro a notte. Una volta che è andato nella suite dell'Hyatt, ha avuto un pranzo per 10 persone all'ISPI, dove li prendete e dite, vabbè, io con questi non ce vado a mangiare, perché che cosa ti racconti? Montezemolo, come fa l'Italia l'Italia? Cosa ti racconti con Diego Della Valle? Come si è ridotto del 5% il suo fatturato quest'anno? Cosa ti racconti con Emma Marcegaglia a capotavola? Come questa signora è pagata dai contribuenti visto che la sua azienda la cacciano, la vogliono vedere il più lontano possibile? Che cosa parli con questi? Però c'era Obama. Poi quelli che non pagano vanno a cena con Obama. Quelli che pagano stamattina hanno speso 850 euro per farsi spiegare da Obama non so che cosa. Perché ce l'ho con Obama? Perché io adoro coloro che possono viaggiare con l'aereo privato. Sono contento che Diego Della Valle, che si è meritato tutti i suoi soldini, c'è l'aereo privato come i grandi imprenditori italiani. Ma Obama, perché c'ha l'aereo privato? Perché voi gli date 850 euro? E perché voi gli date 850 euro? Perché lui parla della povertà. Cioè, l'avete capito? Quello prende l'aereo privato. Perché lo prende? Perché parla della povertà. E parlando della povertà, voi gli date la vostra ricchezza. Cioè, io dico, ma questo è il mondo? Cioè, è una roba allucinante. Voi capite che a pensarci su un secondo, che ci sono 2.000 stronzi che vogliono sentirsi dire quanto dobbiamo redistribuire il reddito, quanto vivono le pandemie, come stanno male i migranti, eccetera, pagano 850 euro perché colui che glielo dica possa venire con l'aereo privato, 15 macchine e la suite all'Hyatt. Io adoro le suite all'Hyatt, vivrei in una suite all'Hyatt, starei sempre a fare Roma-Milano con l'aereo privato, non ce l'ho contro questi, sono contento delle persone ricche. E posso dirvi una cosa, sono anche contento che Obama riesca a prendere per il culo centinaia di migliaia di italiani che pagano 850 euro per ascoltarlo. 3 milioni, una serata di Obama, 3 milioni, la rockstar che parla di cibo, povertà, il clima,
le migrazioni, le pandemie, a differenza delle rockstar. Però Obama dice solo minchiate, perché almeno le rockstar sanno cantare. Sanno cantare, Obama manco sa cantare, sta lì imbambolato, lo parte, gli fanno vedere tutta la città, quanto è bello il Duomo, chiudono il traffico, arrivano a vedere la cosa e noi paghiamo. Beh, stupendo, stupendo. Poi mi chiedo un'altra cosa, Sala oggi gli ha dato il sigillo della città. Il mio amico Beppe Sala mi deve spiegare che cazzo c'entra dare la cittadinanza di Milano a Obama. Ma perché? Ma perché gliela diamo a Obama? Io la cittadinanza di Milano la darei a quegli imprenditori che hanno reso grande Milano e che non sono nati a Milano, a quegli scienziati che hanno reso grande Milano e non sono nati a Milano. Ma Obama, perché ci è venuto due volte? Ma ragazzi, ma manco a Timbuktu, ma neanche quando la regina d'Inghilterra si muoveva nel Commonwealth ed era la regina d'Inghilterra, veniva trattata così dai poveri africani con la gonnellina de paglia. Noi diamo la cittadinanza il sigillo di Milano Obama, ma che ha fatto per Milano? Vabbè. Macron invece è il titolo di Macron è quello di Libero oggi, e poi sul resto non parliamo. Tutti lacché di Macron e è un mistero, non si sa che governo farà, ma è già un idolo. Ha perfettamente ragione Vittorio Feltri. E Vittorio Feltri fa il fondo dicendo: mi sento puzza di Monti, cioè l'uomo dell'Onden che piaceva a tutti quanti e che poi si è rivelato un flop pazzesco. Bellissimo il pezzo di Dalimonte oggi sulla Sole 24 Ore, ve lo segnalo, leggetevelo, è favoloso, perché anche se con una forzatura dice: la Corte Costituzionale italiana ha bocciato una legge elettorale, proprio una legge elettorale che avrebbe permesso a Macron di diventare Presidente della Repubblica Francese, perché non vi dimenticate, dice Dalimonte, che Macron è diventato Presidente della Repubblica Francese avendo preso al primo turno il 18% del voto elettorale, il 20% del 24% dei voti espressi, quindi con una minoranza straminoranza. La Corte Costituzionale italiana ha spiegato che al secondo turno sarebbe diventato la lista di maggioranza e la lista che avrebbe conquistato il Parlamento, la lista che nel primo turno avrebbe preso una ridicola fetta di voti. Esattamente quello che ha fatto Macron, ridicola fetta di voti, diventa l'uomo più importante di Francia, mentre in Italia la Corte Costituzionale dice che non è giusto che la lista che prende una parte esigua di voti al primo turno, al secondo turno possa diventare maggioranza del paese. Dice: sì, capisco Dalimonti, una cosa è un organo monocratico come Presidente della Repubblica e l'altra è una cosa è la rappresentanza che deve dare il Parlamento, ma vi rendete conto che la Corte Costituzionale italiana avrebbe bocciato come incostituzionale il sistema elettorale francese, che in tre ore però ci dà un Presidente della Repubblica. Prodi in un'intervista, Santo Prodi, sapete che dice? Svolta storica con Macron. Svolta storica. Il problema è che Prodi le storie ce ne ha raccontate 100.000. Ma quante storie abbiamo, quante svolte storiche abbiamo visto? Qua uno dovrebbe stare attento. Come sul pacchetto delle sigarette c'è scritto: attenzione perché fumare nuoce gravemente alla salute. Scrivere e dire sta stronzata, svolta storica, a ogni volta che arriva un leader che non ha ancora fatto nulla, che deve dimostrare tutto, che fra tre anni magari si dimostra un flop. La svolta storica che cos'è? È la continuità di dire sempre le solite banalità quando arriva un nuovo figuro nel mondo della politica internazionale. L'ultima cosa riguarda i rifiuti di Roma, che è nella monnezza più totale, forse per questo le rockstar a Roma non ci vengono come Obama. Scusate, questo non dipende dalla monnezza di Roma ma dalla mia allergia. E la cosa fantastica è che oggi, leggendo qualche giornale, ho letto un po' di dati. Noi ci costa per inviare all'estero la spazzatura a Roma soltanto 720 milioni di euro all'anno. 720 milioni di euro all'anno inviamo navi verso il Portogallo, treni verso l'Austria. Insomma, andiamo in tutto il mondo. Ovvio che non dipende soltanto dalla gestione ultima della Raggi, però qualche dubbio me lo porrei, posto che la Raggi ha bocciato il piano di Marino che voleva, diciamo, cercare di smaltire qua vicino i rifiuti, dicendo rifiuti zero. Cioè, se l'idea ideologica è quella di dire rifiuti zero, poi ci troviamo nella merda, scusate il termine, ma è quello in cui ci si trova a Roma, perché rifiuti zero non ci sono, non è possibile, è una minchiata quella di pensare ai rifiuti zero. La bellezza del capitalismo è che produciamo dei rifiuti e questi rifiuti nei paesi civili si riescono a riutilizzare e a creare energia, nei paesi civili, in Italia non si riesce. Bene, per il fatto comunque è soltanto colpa della regione Lazio, prima pagina del Fatto, che coincide casualmente e straordinariamente con il Beppe Grillo blog. Il blog di Beppe Grillo che oggi piagnucola, dice Beppe Grillo, come gli untori di memoria, di menzioniana memoria. Questo non è un giornale, ma il blog di Grillo si può considerare come tale. Stamattina fa un post
in cui si dispiace moltissimo del fatto che venga attaccato sul morbillo, sui rifiuti di Roma, sui morti dei migranti. Nessuno lo attacca su queste cose. Grillo fa uno sforzo dialettico straordinario, fingendo come quei giocatori di cadere in area di rigore per chiedere all'arbitro di fischiarlo. Grillo, con i suoi amministratori, anche perché è un movimento giovane, ha fatto una minchiata dietro l'altra, è inutile che ne prendiamo in giro. Arrivano a Roma e dicono: vogliamo fare le piste ciclabili, vogliamo rifiuti zero, eccetera. Dopo un anno si rendono conto che Roma, essendo stata gestita malissimo negli ultimi 10 anni, su questa roba non si può reggere. Insomma, è chiaro, questa sera Matrix alle 11:30, sì, non è in prima serata, ma guardate che vi prendete un caffè e vi svegliate. Un saluto a tutti quanti voi e ci sentiamo o più tardi per informazioni su questa sera o domani mattina, come sempre, la zuppa di porro. Ciao!